Cari amici, gentili signore, autorità rotariane, carissimi amici past governor, consentitemi di rivolgere un saluto particolarmente affettuoso alla signora Lia Giorgino, a tutti gli amici presenti, al governatore eletto, al governatore nominato e presidente della Commissione Rotary Foundation, Vincenzo Sassanelli, ma permettetemi poi di rivolgere un saluto e un benvenuto particolarmente caloroso agli amici del Rotaract, che ospitiamo per la prima volta perché sono parte integrante di noi. Grazie. Il seminario sulla Rotary Foundation di oggi non vedrà per la prima volta la presenza di Riccardo Giorgino. Sarebbe superfluo e banale dire che lui è mezzo a noi ci crediamo. La campana che ho avuto l'onore di suonare per la prima volta e che viene suonata soltanto una volta l'anno in occasione di questo seminario è la campana espressamente della Rotary Foundation a lui regalata e che è sempre stata in quella che è la sua stanza. Perché Riccardo Giorgino, grande maestro, insigne studioso, per noi si identifica con il Rotary, col distretto e con la Rotary Foundation. Per questo è sembrato doveroso al governatore nominato e presidente della commissione di RFC, Vincenzo Sassanelli, e a me dedicare l'evento alla sua memoria. Il testimone è stato raccolto da Vincenzo Sassanelli, che per tanti anni, posso dire, è stato il suo CEO, o per dirla poi in italiano perché anche è preferibile, è stato il suo braccio destro, è stato il suo braccio esecutivo. L'insegnamento di Riccardo Giorgino, del quale poi altri parleranno e sul quale poi anch'io tornerò nella seconda parte del mio intervento, ci deve essere d'incitamento per affrontare le nuove sfide che ci attendono. E tra queste sfide c'è anche la integrazione dei rotaractiani ai quali ho appena dato il benvenuto. Perché i rotaractiani potranno accedere ai programmi della Rotary Foundation, per la prima volta sono stati invitati a partecipare ai lavori del seminario e potranno anche contribuire, quindi accedere ai programmi e contribuire anche al loro finanziamento. È di ieri una email che è stata mandata da Meredith Barlio, che è la director per i grants della Rotary Foundation, dove vengono date ai governatori, ai governatori eletti, ai governatori nominati e ai DRFC istruzioni precise sulla integrazione dei rotaractiani nei nostri progetti. È una cosa che sicuramente, una cosa buona e giusta, che sicuramente a Riccardo Giorgino sarebbe piaciuta. I club del nostro distretto hanno sempre partecipato attivamente sia al finanziamento della Rotary Foundation che ai suoi progetti di service. In questo primo giro di visite che ho l'onore e il piacere di fare come governatore, ho potuto verificare di persona e sto verificando di persona quanto si attiva la partecipazione dei club ai programmi della Rotary Foundation. Questo vale non soltanto per il passato, per i Global Grant o quelli che una volta si chiamavano Matching Grant, ma anche per quanto riguarda i progetti futuri e i vari finanziamenti dei quali poi in dettaglio si parlerà nella seconda sessione di questi lavori. Quindi posso dire, senza tema di smentite, che la Rotary Foundation, la visione di Arch Clough, raccolta e mirabilmente poi gestita, perseguita da Riccardo Giorgino, e comunque costituisce una cifra che distintiva del nostro distretto e dei club nel nostro distretto. Mi piace pensare che un attivo coinvolgimento nell'attività della Rotary Foundation costituisca, sempre per citare le parole di Riccardo Giorgino, espressione della vocazione planetaria del Rotary International e del suo spirito di servizio. Riccardo Giorgino, quando con una lungimiranza, con una. Riccardo Giorgino, a suo modo, l'ho detto anche a Martina Franca, era un visionario. E come tutti i maestri, aveva veramente una visione strategica dei problemi e aveva colto
che ci sarebbe stata tanti anni fa, che ci sarebbe stata la globalizzazione, ma non soltanto perché Rotary era un fenomeno globale, che ci sarebbe stato l'abbattimento delle barriere territoriali, nuovi strumenti di comunicazione, l'informatizzazione delle comunicazioni. Questo molti anni prima dello scossone che è la pandemia, che, dalla quale stiamo, a Dio piacendo, faticosamente uscendo, ci ha portato ad accelerare questo tipo di processo. Ma al tempo stesso poi il professor Giorgino riteneva che proprio l'abbattimento progressivo delle barriere, la globalizzazione, trovasse espressione e corrispondenza nella vocazione planetaria del Rotary International e del suo spirito di servizio. Come recita il motto del nostro presidente internazionale, servire per cambiare vite. Io vorrei dire due parole e poi lascerò al moderatore Vincenzo Sassanelli per la prima sessione a proposito della Rotary Foundation e vi dirò con molta franchezza quello che penso. Nel girare per i club, nelle visite eccetera, ho colto una grande partecipazione, però vorrei anche dissipare qualche equivoco. Personalmente sono del parere che la Rotary Foundation sia l'espressione più alta del Rotary per tanti motivi. Innanzitutto perché si tratta di un meccanismo efficiente quanto alla gestione. Quelle che possono essere percepite come regole qualche volta un po' troppo ingessate, un po' troppo burocratiche, assicurano una stabilità di finanziamento e di risultati. Quindi è un meccanismo a tutti gli effetti efficiente che, tra l'altro, anche la capacità di produrre reddito, la contribuzione attraverso i vari fondi di rotazione, ma poi il ritorno che viene ai distretti e ai club, è un modello di finanziamento, anzi di cofinanziamento, perché vede la partecipazione dei club del distretto e naturalmente anche poi dei contributi volontari, che potrebbe tranquillamente essere studiato come esempio per qualsiasi organizzazione. Questo è il primo, che ovviamente di pubblica utilità. E quindi è anche un esempio di buona gestione. Dimostra la capacità di progettualità del Rotary. I progetti fatti bene vengono finanziati. Da questo punto di vista devo anche dire che se qualche volta c'è qualche preoccupazione che inevitabilmente si coglie circa quella che può sembrare una sorta di macchinosità dei finanziamenti dei progetti, viene automaticamente smentita tenendo presente che innanzitutto noi abbiamo una macchina straordinaria nel distretto che è sempre stata capitanata da Vincenzo Sassanelli con l'aiuto di Erika Brescia, ma di tutta la sua squadra e fino a qualche mese fa con la supervisione anche di Riccardo Giorgino, abbiamo una macchina straordinaria che può aiutare i club nei loro momenti progettuali. E questo è un primo aspetto. Poi vorrei sfatare anche un altro mito negativo. Il finanziamento alla Rotary Foundation è un qualcosa che torna decuplicato ai club. Attraverso il meccanismo moltiplicatore, ben noto a chi come Francesco Giorgino, che saluto, e tanti colleghi universitari, ha partecipato in passato a progetti cofinanziati dal MIUR e così via, e gli amici universitari sanno di che cosa parlo, attraverso questo meccanismo moltiplicatore quelli che sono i contributi dei singoli club o del distretto possono funzionare da leva finanziaria per avere interventi molto cospicui e molto significativi. E quindi ciò che si dà alla Rotary Foundation ti ritorna, ma ti ritorna moltiplicato. Altro aspetto da non trascurare. Finanziare la Rotary Foundation non significa trascurare il territorio, vorrei che fosse chiaro. È bellissimo, e ce ne sono tanti esempi, abbiamo avuti anche l'anno scorso, quest'anno, gli anni passati, è bellissimo finanziare dei progetti in località disagiate, perché questo è espressione della vocazione planetaria del Rotary. E pure io non vi nascondo che, ancorché sia prematuro parlarne, da questo punto di vista sicuramente darò il mio apporto. Però è altrettanto vero che ci sono tanti progetti di interventi sul territorio, ne abbiamo avuto qualche esempio anche nelle prime visite club, che possono essere finanziati dalla Rotary Foundation. Quindi non vorrei che passasse l'idea, e questo io ormai penso che abbiate imparato a conoscermi e non mi fa difetto la franchezza, non vorrei che passasse l'idea che i finanziamenti alla Rotary Foundation sono risorse sottratte al territorio.
Non è così. Non solo. Anche in una prospettiva di lungo periodo, perché ormai i progetti di finanziamento sempre più si devono articolare su più anni, su più esercizi, e prevedono inevitabilmente la cooperazione anche tra gli attuali dirigenti, gli officers del distretto e dei club e quelli che verranno dopo. In una prospettiva di lungo periodo e di programmazione, ciò che viene finanziato poi ritornerà anche sul territorio, oltre che ovviamente in tutto il mondo, nel globo planetario, anche in futuro. E un'ultima cosa che volevo sottolineare è questa. Ci sono club grandi, storici, altri club che hanno altrettanto grandiose tradizioni, magari sono un po' più piccoli. Ma quello che viene premiato è la capacità di fare squadra e la capacità di aggregazione. Io lo dico perché ho beneficiato, quando sono stato presidente, lo dico e lo ripeto, 2008-2009, dell'opera di supporto che Titta De Tommasi volle benignamente, allora governatore, volle benignamente prestare a favore del mio progetto, allora si chiamava Matching Grant in Bosnia, facendo convogliare su quel progetto anche altri club. La capacità di aggregazione dei vari club, che naturalmente non è un obbligo, è lasciato alla sensibilità e alla capacità organizzativa dei presidenti, col tempo e anche penso che recenti modifiche in atto delle policy, del Code of Policies del Rotary, saranno sempre più valorizzate. E quindi il seminario di oggi e il ruolo della Rotary Foundation, anche da questo punto di vista, ci spinge ad affrontare questo tipo di sfide. Per il momento, allora, vi taccio, vi ringrazio, passo la parola a Vincenzo Sassanelli, che modererà la sessione dedicata a Riccardo Giorgino. Sì, buongiorno a tutti. La prima cosa, perché abbiamo voluto questa sessione intitolata Riccardo? Credo che non vi sia nemmeno necessità di spiegarlo. Ma volevamo dire che continuiamo ad agire in stretta continuità con quanto ci ha insegnato, perché ha lasciato veramente un solco difficilmente ricopribile. E questa campana, come ha detto giustamente Gianvito, ne è l'attestazione. Questa è una campana che nel centenario della Fondazione Rotary Luca Gallo ha regalato, portandola dalla convention a Riccardo, perché fosse la campana della Rotary Foundation. Da allora ha pochissimi rintocchi e abbiamo tenuto molto al fatto che ci fosse qui la campana, perché a quella campana Riccardo era molto affezionato. L'ultima cosa che voglio dire, che è una cosa abbastanza festosa prima di cominciare, è quella che abbiamo finalmente i nostri amici del Rotary insieme con noi, e il processo di elevazione è diventato adesso integrazione, e dobbiamo abituarci a fare i progetti con noi. Ma i ragazzi del Rotary devono abituarsi a fare progetti rotariani. Loro non si sono spessissimo confrontati con la pace, con l'acqua, con la salute, con la maternità, con lo sviluppo comunitario, con l'ambiente e con l'alfabetizzazione. È il momento di pensare a queste sette aree di focus come un elemento centrale, non solamente per i progetti da fare insieme con la Fondazione, ma anche da fare come Rotaract, se il Rotaract deve appartenere e si deve integrare con il Rotary. Abbiamo però cominciato già a lavorare con i ragazzi rotaractiani, probabilmente dalla collaborazione fra Rotary e Rotaract, molto probabilmente, avremo un pozzo in Africa che verrà realizzato. Va bene, io non voglio togliere molto spazio agli altri, poi magari qualche pillola la diremo dopo, poi io ho una mezz'oretta per parlare. Lascio la parola a Titta, che credo più di chiunque altro possa tratteggiare la figura di Riccardo, e gli abbiamo chiesto non di tratteggiarla tutto tondo, per la verità, ma gli abbiamo chiesto di tratteggiarla nella fondazione,
anche perché gli ultimi 8 anni di suo impegno sono stati particolarmente proficui. A te, Titta. Senatore Gianvito Giannelli, DGE Nicola Aucello, governatore nominato Vincenzo Sassanelli. Probabilmente siete d'accordo che sono molto emozionato. Molto emozionato per il tema che mi è stato affidato e perché devo parlare della fondazione da un lato e dall'altro di un carissimo amico, oltre che grande, grande PDG. Un saluto particolare, particolarissimo, consentitemelo, a Lia. Carissima Lia, continua a venire, perché tu rappresenti una parte essenziale, fondamentale della vita di tuo marito, come sai benissimo. Vedere te significa vedere Riccardo e sappi che qui sarai sempre la benvenuta, sarai sempre amata e rispettata come te lo sei meritato sul campo, in tutti questi anni. Noi ti conosciamo bene, sappiamo la tua discrezione, sappiamo la tua capacità di restare apparentemente ai margini, però dando un contributo fondamentale. Noi abbiamo bisogno ancora di te e della tua famiglia. E io qui includo anche Attilio e Francesco che sono presenti. E non dimentico Marco. Un saluto infine voglio rivolgere a tutti voi, presenti e in collegamento, perché con la vostra presenza così numerosa, così ordinata, così composta, voi date un significato profondo, ulteriore significato profondo, a questa giornata che già ne ha grandissimo. E ovviamente unisco i miei complimenti e felicitazioni al gruppo numeroso degli interattiani e rotaractiani presenti, a cui rivolgo un affettuosissimo abbraccio. Amici miei, come è stato già detto e sottolineato, per la prima volta dopo tanti anni una sedia vuota, la sedia di Riccardo Giorgino. Quindi questo nostro incontro così significativo, così pregnante di valori, prima ancora che di numeri, di cifre, di valori, si svolge senza la presenza fisica di Riccardo. E io dico presenza fisica non perché voglia così sottolineare un aspetto ovvio della sua assenza, ma principalmente per sottolineare il valore morale di ciò che egli ci ha lasciato. Tutto ciò che ha fatto in tutti questi anni, e sono tanti, e la sua capacità di difendere, diffondere e portare avanti gli aspetti fondamentali della Rotary Foundation, che prima di tutto sono valori morali. Quando si parla di fondazione, e lo dico a voi, ma lo sapete benissimo, si fa riferimento a un forte, grande braccio operativo del Rotary, il vero motore dell'azione rotariana,
Un motore però, attenzione, che ha bisogno di una continua ricarica di competenze, di entusiasmo, di capacità di una visione, una capacità di vedere lontano per produrre i migliori risultati. Quando Renato Cervini, a cui rivolgo un affettuoso omaggio, nel suo anno apicale affidò a Riccardo Giorgino la guida della Rotary Foundation distrettuale in un momento particolarmente delicato, come sottolineeremo dopo, della stessa, della Fondazione, in quanto stava partendo la riforma con la visione futura che ha significativamente modificato l'organizzazione della Fondazione, sapeva quel che faceva e sapeva che stava affidando nelle mani migliori l'organizzazione della nuova fase della Fondazione. La visione futura costituì una vera e propria rivoluzione nell'ambito della Rotary Foundation. E Riccardo Giorgino, il professor Riccardo Giorgino, con la sua esperienza, con la sua capacità, con la sua conoscenza straordinaria del Rotary, ebbe l'umiltà, che non è l'umiltà dei poveri di spirito, ma è la umiltà dei grandi. Ebbe l'umiltà di mettersi a studiare la nuova organizzazione, perché non poteva guidare un gruppo di pur valentissimi rotariani senza esserne egli il primo più consapevole artefice di tutto ciò che si stava facendo. A me sembra che questo elemento serve anche a illustrare che può sembrare un fatto di dettaglio, ma può e deve, secondo me, farci capire il valore e il senso anche da questo punto di vista dell'opera di Riccardo. Dicevo, egli si circondò di valenti rotariani a cui ha affidato, nell'ambito di una organizzazione che io definirei perfetta, con ciascuno una propria responsabilità, la parte più squisitamente operativa, ma a sé ha avvocato il compito di innalzare il vessillo della volontà e capacità della Rotary Foundation di fare bene nel mondo. Frase semplicissima, eppure così pregna di significati. Con la calma, con l'efficacia del suo eloquio, con la ferma certezza di essere più che nel giusto, interpretando al meglio quello spirito che con un piccolo versamento al fondo, vi ricordate, la Fondazione è nata dal fondo per fare bene del mondo. E i primi versamenti furono pochi dollari. Animato da Archie Clump, quando nel 1917 aveva dato vita a questo fondo. È interessante, molto interessante, che Paul Harris, che non è artefice della nascita della Rotary Foundation, fu un'idea appunto di Archie Clump, nel 1934, quando cioè la fondazione stava ancora compiendo i primi incerti passi, difficili, perché non era entrata nella cultura rotariana, non si era ancora capito il significato, il senso, la forza di questa fondazione. E sapete bene che solo con il 1947, con la morte di Paul Harris, esplose, prese il volo, ci fu un movimento grandissimo in tutto il mondo con delle donazioni che progressivamente poi sono cresciute fino ai livelli attuali. E Paul Harris guardava con ammirazione a questa azione di Archie Clump,
malgrado le difficoltà, crede nelle istituzioni. Ancora ripeto, è una cosetta piccola piccola, perché sarà capace di diventare una delle imprese umanitarie più importanti grazie alla visione e alla determinazione dei membri rotariani. Che visione quella di Paul Harris. E conclude: con giustificata fiducia i rotariani guardano al futuro. Perché ho voluto citare questa parte iniziale della vita della Rotary Foundation? Perché c'è questo saper guardare al futuro, che è una delle caratteristiche fondamentali che caratterizza la vita di Riccardo, nel suo complesso in particolare quella vissuta all'interno della Fondazione. Anche quando cominciano a manifestarsi i primi segni della malattia, continuò nella sua azione che io definisco di apostolato, animato da quel sogno rotariano, da quel saper guardare avanti, da quell'avere fiducia nel futuro, da quel che sapere che questa fiducia potrà questo futuro potrà realizzarsi solo con l'impegno di ciascuno di noi. Bene, questo è un segno di grande significato e un grande messaggio che egli continuamente ci ha inviato. I risultati non sono mancati. Ho qui l'elenco dei grandi finanziati della Rotary Foundation, ma non ve ne parlo, non è il mio compito, non ci interessa in questo momento fare quindi non la loro elencazione, non vi annoio. Però va sottolineato come sia cresciuto non tanto il numero delle domande, ma il numero dei club partecipanti, dei club che hanno chiesto, dei club che hanno proposto progetti. E questo è qualche cosa che è rivolto al futuro e che è qualche cosa che ci fa ben sperare nel futuro, perché noi dobbiamo essere più presenti nella Rotary Foundation. Tutto questo, se voi vi ricordate tutte le relazioni che sono state svolte da Riccardo, c'era sempre discretamente, gentilmente, ultimamente anche un pochino con maggiore veemenza, la necessità di incrementare la partecipazione, non l'entità economica, la partecipazione, cioè capire il valore morale e le possibilità conseguenti di fare del bene nel mondo con una partecipazione corale. Per anni, questo io l'ho potuto verificare, ma me l'hanno confermato, di settimana in settimana è stato attivo al suo posto la famosa mercoledì mattina nella segreteria distrettuale, anche quando apparentemente c'era un momento di pausa operativa. Pronto, perché doveva essere pronto, ad intervenire per rispondere a eventuali richieste di aiuto, di chiarimenti, ma anche per far sentire con la propria presenza, la semplice presenza, la disponibilità continua del distretto ad aiutare i club in questa opera importante. Ecco, questo dare la sensazione, dare il segnale, non la sensazione, il segnale di una presenza che qualunque cosa voi chiedete, c'è qualcuno che vi ascolta, c'è qualcuno che vi aiuta, c'è qualcuno che vi indirizza, è un forte segnale, un grande messaggio che ci ha lasciato. Creando in questa maniera una squadra portata a un grado di efficienza e di coesione operativa che ha di fatto caratterizzato l'azione della Rotary Foundation distrettuale in tanti anni. E io credo che la celebrazione di questa giornata, perfettamente in linea con le precedenti, ne è la controprova più evidente. La squadra c'era ed è restata ed è capace di continuare con la stessa logica, con la stessa volontà, con la stessa, non dico capacità, ma con lo stesso spirito, quello che le è stato insegnato e che è restato.
Ecco perché ho parlato solo presenza fisica, ma non di quella morale. La morale, quella presenza morale, c'è qui. Riccardo continua con noi a lavorare e noi siamo qui con lui per lavorare insieme. La sua capacità di gestire il presente con le sue urgenze ed emergenze, con lo sguardo però sempre rivolto al futuro, è un'altra caratteristica, è una caratteristica, abbiamo detto, del suo agire. È come era pronto a cogliere ogni occasione per far crescere l'intero distretto, perfino all'esplodere della pandemia dovuta al Covid, è stata un'ulteriore occasione di impegno, ricorrendo sia pure con le più limitate possibilità operative che si sono determinate ad un suo impegno. Non dimentichiamo il finanziamento USAID che ha portato avanti, che ci ha prodotto significativi benefici al distretto, l'acquisto di tablet, mascherine, apparecchi sanitari e così via, i cui benefici effetti non si sono esauriti, continuano, e ha inserito ha fatto sì che il nostro distretto fosse inserito in questo progetto più grande. Diceva il governatore, Riccardo era un visionario, è vero, ma con le gambe ben piantate per terra, la capacità di guardare al futuro, sapendo la situazione attuale e guardando il percorso da compiere da oggi a questo futuro, man mano che si andava dipanando. E il governatore l'ha tratteggiato perfettamente questo percorso nel suo breve ma significativo intervento che ha fatto di introduzione. Non ha mai mollato, ha proseguito nella sua opera al di là di qualsiasi considerazione di tipo anagrafico, anzi lo scorrere degli anni ha aggiunto maggiore consapevolezza e autorevolezza alle sue parole e ai suoi comportamenti. La sua attenzione era rivolta alla crescita delle nuove generazioni dei rotariani, intese sia far crescere i singoli rotariani nel club, sia con lo sguardo rivolto ai signori là in fondo, ai rotaractiani, verso cui ha avuto sempre il massimo rispetto, la massima comprensione, la massima attenzione. Questo senza preoccuparsi del proprio futuro, ma garantendo un futuro all'istituzione da lui gestita. Il futuro c'è, ma è il futuro dell'istituzione. Ed è per questo che abbiamo voluto sottolineare la sua presenza di idee, di valori vissuti intensamente, di opere eseguite al di là di ogni interesse personale, di una vita spesa al di là dell'attività di scienziato, di medico, di ricercatore, per il Rotary e nel Rotary. Tocca a noi ora far sì che il messaggio di amore e di impegno verso la Rotary Foundation e verso il Rotary in generale, che la vita di Riccardo ci trasmette, continui a dare i suoi frutti. Lo dobbiamo per dar vita sempre più efficace alla Rotary Foundation, di cui ovviamente parleremo dettagliatamente nel resto della mattinata, perché far del bene del mondo è il motivo della nostra stessa essenza rotariana, nella certezza che dare seguito alle parole e all'esempio di Riccardo Giorgino, seguire le sue orme è la migliore maniera per onorare la sua memoria e nel contempo far sì che egli continui a vivere nella istituzione che ha così profondamente amato. E a questo punto, nel chiudere il mio breve, e scusate la pochezza del mio intervento, sommessamente vorrei fare un auspicio. C'è un modo tangibile, un segno tangibile di condivisione del messaggio di Riccardo. Ed è quello di ripetere
a livello distrettuale quanto a livello globale accadde alla morte di Paul Harris. Non per niente l'ho citato. Facciamo sì che la raccolta dei fondi Rotary Foundation in quest'anno abbia un vero salto di qualità e quantità. Facciamo in modo che si attivi una competizione, la più bella possibile che può esserci tra rotariani, tra i soci, perché nessuno resti indietro, nessuno mostri di restare insensibile a questa grande lezione di vita che il PDG Riccardo Giorgino ci ha lasciato come prezioso e indimenticabile dono della sua vita rotariana. E allora, rotariani e rotariane, carissimi amici, doniamo. Doniamo il nostro tempo, doniamo il nostro impegno professionale, doniamo il nostro impegno economico, perché no? Facciamo sì che il messaggio e la vita di Riccardo continui a vivere nella nostra coscienza, nella nostra cultura, nella nostra futura vita rotariana. Rendiamo la Rotary Foundation sempre più forte, perché rendere più forte la Rotary Foundation significa conseguire il più bel risultato che il Rotary può avere. Vi ringrazio. E allora, chiosando quello che ha appena detto Titta, noi vogliamo rassicurare tutti quanti, il mercoledì mattina saremo sempre, noi della Commissione, della Rotary Foundation, in segreteria distrettuale con il medesimo amore che ci metteva Riccardo, con la medesima passione che ci ha sempre animato. E non, l'unica cosa che è cambiata un po' è che non riusciamo a sederci sulla sedia di Riccardo, ma vi accoglieremo comunque in ogni caso. Bene, abbiamo sentito Titta su Riccardo, ma adesso abbiamo pensato a questa scaletta e vorremmo capire fino in fondo la sua capacità di operare, e per questo abbiamo voluto ricordare un importantissimo esempio di progetto nel campo della prevenzione delle malattie, un progetto distrettuale che ha avuto un bassissimo costo. In 2 anni credo che abbiamo speso 3-4 mila euro, non di più, ma ha avuto un grandissimo merito, e io lo voglio dire, perché lui intendeva dare l'esempio di che cosa è un progetto rotariano. Lo diceva sempre che c'è bisogno di muovere le persone, di muovere i rotariani, di muovere i non rotariani. Il progetto è stato fatto in più di 50 scuole, quindi ha mosso l'impegno di centinaia di rotariani, parlo di centinaia di rotariani del distretto, ha raggiunto molte migliaia di famiglie che hanno sentito parlare di Rotary, hanno sentito parlare di salute. Ha educato alla alimentazione tante migliaia di ragazzi. Un esempio perfetto di come si costruisce un progetto. Bene, adesso ce ne parlerà il professore, un amico, il figliuolo di Riccardo, Francesco Giorgino, stella, diciamo, della medicina barese, pugliese, nazionale e internazionale, che vorrà dirci qualche cosa anche lui per ricordare il canto. Molte grazie a tutti, buongiorno. Ovviamente sono qui e prendo la parola con grande emozione per svolgere un intervento che ovviamente è la prima volta nella mia vita che si connota di alcuni significati che potete ben immaginare.
Prendo la parola innanzitutto con profonda gratitudine nei confronti del governatore Gianvito Giannelli, di tutte le autorità rotariane, in modo particolare di Vincenzo Sassanelli e anche Titta De Tommasi, che hanno voluto ricordare Riccardo Giorgino, mio padre, nostro padre, con questa grande affettuosità, perché c'è sicuramente la condivisione di un percorso di vita, ma questo percorso di vita è stato poi sigillato dall'amicizia, dall'affetto e dalla davvero comunanza di ideali, di intenti, di obiettivi e anche di risultati che sono stati concretamente raggiunti. Questo progetto, come è stato detto, è un esempio, credo, di come la Rotary Foundation diventa uno strumento in grado di incidere sulla società civile, ravvisando alcune situazioni di bisogno, di difficoltà e provando anche a modificarle, a dare una soluzione ai problemi o quantomeno indicando la strada perché si possa raggiungere una soluzione ai problemi. E il problema da cui si parte in questo caso è un problema dilagante. Io adesso ricorderò con l'aiuto di qualche diapositiva, non so se si riuscirà a vederla, ma mi aiuta anche un po' per tracciare le varie fasi di questo progetto, ricorderò quello che è stato proprio il percorso di questo progetto prevenzione dell'obesità, che nasce da alcune osservazioni molto semplici. Il fatto che l'obesità in età evolutiva nei ragazzi predice l'obesità nell'età adulta, c'è una stretta correlazione, come si vede in questa diapositiva. Purtroppo nel 1975 si era più magri e successivamente, vedete, questo è nel 2016, tutti i puntini sono spostati verso l'alto, si è tutti quanti un po' più in sovrappeso. Ma perché? Perché nasce nell'età evolutiva questo problema dell'obesità. E questa obesità in età giovanile, nei ragazzi, nei bambini, negli adolescenti, purtroppo poi si riversa nell'età adulta e crea una società in cui i soggetti, gli individui, sono più in difficoltà perché sono sovrappeso, sono obesi. La seconda osservazione è che questa obesità in Puglia è purtroppo ai primi posti, in senso negativo, tra le varie regioni italiane. Vedete che siamo al 30%, in Liguria per esempio siamo al 17%. E questo specificamente per i bambini, i ragazzi tra i 6 e i 17 anni. Ora, queste osservazioni non sono sfuggite a Riccardo Giorgino, a nostro padre, che è stato, voglio ricordarlo, il primo in Puglia a occuparsi di obesità dal punto di vista sanitario, scientifico, clinico. È stato il primo in Puglia a occuparsi di diabete, che è una patologia che strettamente è collegata all'obesità, di cui rappresenta molto spesso la inevitabile conseguenza, ed è stato tra i primi a farlo anche in Italia, anche in Europa. Quindi è chiaro che queste conoscenze scientifiche, cliniche, questa sua esperienza si è immediatamente riversata nel Rotary per la passione, per l'amore che aveva per questo sodalizio, che ha trasferito anche a noi figli, e che ha fatto sì che alcuni anni fa nascesse appunto questo progetto prevenzione obesità e diabete mellito, partendo dalle scuole. In questo progetto ha riversato quindi grandissimo impegno, non soltanto dopo aver avuto questa intuizione estremamente felice di andare a sollecitare nelle scuole, con gli insegnanti, con le famiglie, una discussione sugli stili di vita, ma anche adoperandosi in prima persona per creare la macchina organizzativa perché tutto questo potesse effettivamente poi trovare un risultato concreto. E questa macchina organizzativa era appunto impostata da un obiettivo, l'obiettivo quello di realizzare l'intervento di prevenzione. Ricordo che una malattia si può prevenire se si identificano i fattori di rischio e se questi fattori di rischio sono modificabili. Questo purtroppo non vale per tutte le malattie, però per molte è vero, e l'obesità, il diabete anche, sono un esempio di come fattori di rischio modificabili, a
alcuni non sono modificabili, per esempio la familiarità non la possiamo modificare, però l'eccesso di peso, uno stile di vita incongruo, la sedentarietà, sono tutti elementi su cui si può agire, si può cambiare e quindi si può avere un risultato sulla prevenzione di queste malattie. Bene, questo è stato l'obiettivo primario di questo progetto, che ha avuto una durata pluriennale, come è stato ricordato. Si è focalizzato sulla scuola secondaria, in particolare sugli alunni della terza media delle scuole. È stato realizzato nel nostro distretto, quindi nei territori di pertinenza dei club del distretto 21-20. L'adesione, come vi farò vedere, è stata entusiastica, molti club hanno aderito e anche per questo motivo i risultati che non abbiamo ancora pubblicato, ma mi auguro che quanto prima, ecco, potremo anche dar seguito a questi risultati che brevemente adesso vi ricorderò con una pubblicazione, ecco, sarà molto interessante, molto utile fare in modo che ci sia un'ulteriore diffusione, divulgazione di questi messaggi. Questi sono i club aderenti, vedete che sono tanti, sono 27, forse ne manca uno in questa lista, ma hanno ovviamente riguardato club di tutto il distretto, indifferentemente rispetto alla sede geografica. Questo è anche un valore molto, molto forte, non soltanto perché sottolinea questa adesione unanime al progetto, molto convinta da parte di tanti club, ma anche perché ci dà dal punto di vista epidemiologico una fotografia completa. Se il progetto fosse stato svolto soltanto per esempio nelle città, nelle zone urbane e non tanto nelle aree un po' meno urbanizzate, già avremmo avuto per esempio delle informazioni non complete sulla situazione. Questa è una fotografia di come si sono svolti gli incontri, una fotografia reale di una delle scuole, e queste sono le diverse fasi che voglio rapidamente ricordare per appunto illustrare come la macchina organizzativa sia stata una macchina estremamente attenta, che ha svolto tutto meticolosamente senza lasciare nulla al caso, ma che evidentemente ha trovato poi l'adesione, il consenso, il coinvolgimento, il supporto e l'entusiasmo di tutti i rotariani che sono stati coinvolti. L'incontro col dirigente scolastico e con i docenti dell'istituto scolastico, la illustrazione dell'iniziativa e delle fasi di svolgimento, la individuazione di un referente interno in ciascuna scuola, questo è stato svolto dal club che ha identificato delle scuole target in cui fare questa valutazione, e poi lo strumento di raccolta dei dati che è stato il questionario, unitamente ad alcune misurazioni molto semplici che hanno semplicemente appunto visto l'impegno degli insegnanti nella misurazione del peso, dell'altezza, per capire anche la popolazione studentesca, adesso vi farò vedere qualche dato, come fosse messa dal punto di vista del sovrappeso e dell'obesità. Ecco, un aspetto molto importante è che questo questionario estremamente articolato, che poi abbiamo anche così realizzato con l'aiuto di alcune figure tecniche, è un questionario che da un lato indaga sullo stile di vita dei ragazzi, sia dal punto di vista alimentare che dell'attività fisica, ma al tempo stesso, nel momento in cui il ragazzo svolge questo questionario, quindi identifica le risposte alle diverse domande, sono 40-50 domande, è come se si autoeducasse ad uno stile di vita migliore, perché si rende conto, prende consapevolezza probabilmente di alcuni aspetti che vengono svolti in maniera automatica e non sempre sono associati alla consapevolezza che si sta facendo qualcosa di salutare piuttosto che di qualcosa di poco salutare. Quindi è stata data molta importanza alla compilazione di questo questionario e sono stati coinvolti tutti i rotariani ovviamente che si sono adoperati per questo tipo di iniziativa. Poi alla fine anche una fase di divulgazione già c'è stata, perché io in realtà sto presentando oggi rapidamente un sunto di quello che è stato già presentato nell'occasione di un convegno della Fondazione Rotary 2 anni fa, prima che ci fosse il lockdown. Ecco, vedete molto rapidamente quelli che sono i risultati prima di avviarmi alla conclusione. La popolazione è stata molto ampia e vedete anche come in questi quasi 2000 ragazzi
della scuola secondaria, della terza media, che sono stati gli attori praticamente di questo progetto, già vi è una quota importante di ragazzi in sovrappeso o con obesità conclamata. L'obesità è intorno all'8% nei ragazzi della terza media, è davvero un dato estremamente allarmante. Ancora, vedete come alcune abitudini alimentari, come è emerso in maniera molto scientifica, molto rigorosa, tra l'altro questi dati sono stati analizzati da uno dei più autorevoli epidemiologi della diabetologia in Italia, che è il professor Antonio Nicolucci, che ha collaborato gratuitamente a questa iniziativa. Ecco, vedete come per esempio, non so, quando è stato chiesto ai ragazzi a colazione che cosa mangiate, a volte nel 24% dei casi, quando i ragazzi sono obesi, non fanno colazione. Quindi già c'è un elemento di scarsa strutturazione delle abitudini alimentari. Per quale motivo? Per fretta, per assenza di fame, per varie motivazioni. Vedete ancora come, non so, il panino con i salumi rappresenta la modalità più usuale, più comune per fare uno spuntino. Lascio a voi i commenti e la valutazione se questa è una situazione salutare, come anche lo scarso invece ricorso alla frutta per fare uno spuntino, che fa da contraltare all'eccesso del panino con salumi. Vedete ancora come a pranzo pasta con legumi, pasta con verdure sono quasi un'eccezione, meno del 15% dei casi i ragazzi fanno uso di legumi, verdure, ortaggi, alimenti ricchi in fibra che dovrebbero invece utilizzare molto più spesso, e invece usano molto la carne, poco il pesce, 10%, quindi davvero una scarsa, anche in una regione che è bagnata dal mare, una scarsa propensione a mangiare pesce, che come sappiamo apporta diversi principi nutrizionali. Invece le patate la fanno da padrone, forse anche le patatine fritte. Ancora a cena vedete come la pizza rappresenta l'alimento indicato come più frequentemente caratteristico di una cena ideale. Di nuovo poco ricorso a pasta con verdure, pasta con legumi e pesce, addirittura a cena siamo nei ragazzi obesi, meno del 5% delle volte si mangia pesce a cena. Io vi sto facendo vedere questi dati per illustrare l'importanza di questo progetto. Come ha detto Vincenzo Sassanelli, con un costo davvero molto basso, ma soprattutto grazie invece alle risorse umane, di tempo, di energie, dei rotariani, degli insegnanti che si sono lasciati coinvolgere da questa iniziativa, è stato possibile identificare, come abbiamo visto, degli aspetti estremamente importanti su uno stile di vita che non è assolutamente quello che dovrebbe caratterizzare i ragazzi. E ancora altri due dati molto interessanti: questo questionario permetteva anche di valutare l'immagine corporea, cioè per esempio veniva chiesto ai bambini e ragazzi sovrappeso obesi se si ritenessero caratterizzati da un peso giusto o non corretto, e vedete come il peso è quello giusto, lo dicono l'8,3% dei ragazzi sovrappeso e il 3,2% dei ragazzi obesi, quindi c'è un problema di distorsione della percezione del proprio corpo. Viene anche fuori come i soggetti sottopeso nel 4% dei casi si definiscono un po' troppo grassi, e qui andiamo invece in un'altra patologia, come capite, verso la anoressia. Quindi informazioni molto importanti che hanno svelato anche delle situazioni psicologiche, delle dinamiche interiori che forse per la prima volta sono affiorate in questi incontri tra le scolaresche, gli insegnanti e anche le famiglie. Anche per esempio i ragazzi molto, devo dire, in maniera molto autentica e sincera, poi sono stati messi nelle condizioni di rispondere senza nessun condizionamento, hanno detto, vedete, che in molti casi mangiano di nascosto. E quindi forse è la prima volta che è emerso un problema di questo genere. Sull'attività fisica, e chiudo con i risultati, anche qui sono venute fuori delle situazioni molto di grande difficoltà, molto molto carenti. Per esempio il fatto che
dopo il pasto si riposa, nel 25% dei casi un ragazzo su 4 va a dormire dopo mangiato a pranzo. E ancora l'attività fisica viene svolta non quotidianamente, addirittura il 15% circa dei ragazzi non la fa mai. Quindi occorre avere consapevolezza di tutto questo e fare qualche cosa, e probabilmente grazie a questa iniziativa già qualcosa si è innescato nelle scuole che sono state oggetto di questo intervento del progetto della Rotary Foundation. Quindi le conclusioni di questo progetto sono appunto quella di aver evidenziato nelle scuole del nostro distretto, grazie all'azione dei club, come vi sia una scarsa assunzione di alimenti salutari e invece un'eccessiva assunzione di alimenti poco salutari, pizza, salumi, patate, come vi sia anche nella situazione del sovrappeso e dell'obesità non tanto un regime alimentare qualitativamente differente, ma proprio forse un indulgere nella quantità di cibo maggiore e nell'avere un minor livello di attività fisica, quindi maggiore sedentarietà. La insufficiente strutturazione dei pasti è qualcosa anche di molto importante che è emerso da questo questionario, come anche la distorsione dell'immagine corporea, come ho appena ricordato, e l'insufficiente ricorso all'esercizio fisico. Tutto questo è stato effettivamente il risultato di un'intuizione di una persona che per la prima volta ho sentito definire come visionaria, ma non ci avevo mai pensato, ma in effetti credo che sia un aggettivo molto, molto calzante. Questa è una diapositiva che ho trovato nel computer di mio padre quando ha presentato questo progetto qualche anno fa. E io credo che lui effettivamente lo abbia immaginato pensando a noi figli, perché per noi è stato possibile ricevere sin da piccoli, sin da proprio i primi anni di vita, dei consigli, delle informazioni che ci hanno fatto crescere senza sovrappeso, senza obesità. Forse si è immaginato che in altri contesti familiari, per vari motivi, questo poteva non avvenire, potrebbe non avvenire, e quindi a maggior ragione per il benessere dei figli occorre che anche il Rotary, la Rotary Foundation, faccia qualcosa per migliorare il benessere e lo stato di salute. Voglio concludere con questa immagine. Grazie. Vorrei concludere con questa immagine, che è un'immagine di quando è stato presidente della Società Italiana di Diabetologia dal 1998 al 2000, tra l'altro a conclusione di questo mandato da presidente nazionale si è svolto proprio a Bari il congresso nazionale della società nel 2000, alla Fiera del Levante. Questa immagine non è casuale, perché così come è stato fatto nella Rotary Foundation, anche nella Società Italiana di Diabetologia lui ha innescato dei progetti di ampio respiro che sono ancora ricordati da tutti i soci, oltre 2000 diabetologi italiani che gli sono grati per aver dato l'avvio a progetti di grande appunto importanza, impatto, respiro, come il progetto sul rischio di diabete, un progetto sulle complicanze vascolari del diabete, un altro progetto sul diabete autoimmune che all'epoca era ancora poco conosciuto. E anche per questo, non solo per questo, io vorrei concludere leggendo queste parole dell'attuale presidente della Società Italiana di Diabetologia, Agostino Consoli, che ha voluto scrivere in occasione della sua scomparsa qualche mese fa. Infaticabile lavoratore, grande organizzatore, dotato della intuizione, della perseveranza e del metodo del vero leader.
ha contribuito in maniera importante allo sviluppo della cultura della diabetologia e della endocrinologia in tutti i campi, scientifico, clinico e politico, non solo nella sua sede, ma a livello nazionale e internazionale. E credo che quello che è stato fatto con questo progetto è l'espressione di questa grande personalità, io stesso da figlio. Sono molto grato. Grazie Francesco, sappiamo che ti abbiamo chiesto un intervento che aveva complessità differenti e maggiori di quelle ordinarie di un tuo intervento a un congresso, ma grazie infinite, sei stato ovviamente come al solito all'altezza. Una sola cosa, fra di noi, fra me e tuo padre, questo progetto lo chiamavamo per non finire come me. Volevo dire questa cosa per dire che Riccardo aveva un'ironia assoluta e bellissima. E allora, per diciamo aggiungere qualcosa a quello che hai detto, il progetto è anche esitato con una serie di conferenze tenute da medici rotariani all'interno delle scuole, per cui poi c'è stato, non in tutte, ma in alcune scuole questo è accaduto, quindi c'è stato poi anche un finale che ha portato a tutti i risultati di questo progetto. Allora, prima di dare la parola al nostro governatore, a Gianvito, che tirerà le somme praticamente di quello che abbiamo detto, perché Rotary Foundation e Azione, Riccardo non vedeva mai il pensiero disgiunto dall'azione, quindi anche noi dobbiamo fare qualche cosa. Come era abitudine di Riccardo, io volevo dirvi che quest'oggi siamo 270 in sala e 37 collegati, quindi abbiamo superato le 300 unità in questo momento. Credo che Riccardo ne potrà essere contento. Gianvito, se c'è qualcuno che ha messo le macchine parcheggiate male, è arrivata una comunicazione di servizio, stanno facendo le multe, per cui se ne andate a spostare. Dopodiché io passo la parola a Gianvito, che si è dato la zappa sui piedi con questa comunicazione che mi ha dato, perché sicuramente qualcuno scapperà a spostare l'automobile. A te la parola, Gianvito. Grazie. Grazie Vincenzo. Sarò brevissimo. L'ultima volta che ho sentito il professor Giorgino è stato qualche giorno prima del seminario che si tiene, il seminario di formazione sulle sovvenzioni, che come voi sapete si celebra a maggio a cura del governatore eletto. Era un seminario al quale Riccardo Giorgino aveva sempre, del quale aveva sempre curato l'organizzazione. Vincenzo mi aveva detto che purtroppo non stava bene, io l'ho chiamato e lui ha detto: non potrò partecipare, stai tranquillo perché sei in buone mani, andrà tutto benissimo. Dopo non sono più riuscito a sentirlo, tramite Titta De Tommasi, che a sua volta ha sentito la signora Lia, e mi ha detto che il professore era stato debitamente informato sull'esito del seminario e che era molto contento e che quindi il suo auspicio si era realizzato. Il modo migliore per rendere onore a Riccardo Giorgino, e se posso dirlo anche per rendere grazie a Dio della sua vita, e continuarne l'opera in quel felice connubio tra ricerca scientifica e azione, come ha ricordato prima Vincenzo, e Rotary Foundation. E allora molto brevemente vorrei illustrare due diverse iniziative. La prima
che si deve alla Commissione Rotary, quindi giusto per tributare i meriti a chi ce li ha e quindi a Vincenzo, è una borsa di studio a lui dedicata per finanziare la ricerca, se potete mandare, per finanziare la ricerca o lo sviluppo di nuove tecnologie finalizzate ad avanzamenti nel campo della diabetologia, quindi per proseguire quel progetto, quel percorso di ricerca scientifica che così bene prima è stato illustrato dal professor Francesco Giorgino, da Francesco. Perché, come è stato prima ricordato, Riccardo Giorgino ha dedicato la propria vita accademica e professionale a combattere questa particolare pericolosissima patologia. La proposta è rivolta, quindi il bando che sarà pubblicato è rivolto a ricercatori universitari, specializzandi, dottorandi di ricerca, assegnisti e assimilati di età inferiore ai 40 anni, quindi particolare attenzione ai giovani, come sarebbe piaciuto a Riccardo, residenti in Puglia e Basilicata. Ed è finalizzata al finanziamento appunto di un progetto di ricerca in questo campo. Vi dico brevemente le date, quindi il termine di presentazione dei progetti, quindi è un bando sul progetto, quindi bisogna presentare il progetto di ricerca, come adesso sta avvenendo per i dottorati di ricerca. Quindi termine di presentazione dei progetti 30 marzo, valutazione da parte degli esperti nominati dal distretto 15 aprile, una borsa di studio di 5.000 euro, e le somme poi dovranno essere spese, finanziate e rendicontate entro il 30 settembre di quest'anno. Quindi secondo un meccanismo che è quello tipico della rendicontazione dei progetti della Rotary Foundation a tutti quanti noto. I risultati poi naturalmente saranno anche presentati e si darà atto della partecipazione del Rotary e della Fondazione Rotary. Il secondo progetto, quindi poi saranno pubblicati il bando, il regolamento e quant'altro naturalmente. Il secondo progetto per la verità si deve proprio a Riccardo Giorgino, il quale un po' di tempo fa mi chiese di mettere mano ad una bozza di convenzione con l'Università di Bari. Lui ci teneva che l'Università di Bari, alla quale era profondamente legato e della quale era maestro riconosciuto, aprisse i propri laboratori, le proprie biblioteche, le proprie aree didattiche ai borsisti della Rotary Foundation, che come è noto vengono anche da altri paesi. Avevo cominciato a lavorare a questa convenzione, poi l'ho ripresa con, e devo dire anche con il valido e determinante aiuto di Ugo Patroni Griffi, che è il delegato, oltre che essere rotariano, è il delegato al rettore per l'Agenzia dei Rapporti con l'Esterno. Ne abbiamo parlato col rettore Bronzini, il rettore Bronzini ha sposato con entusiasmo l'idea e per la verità ne è stato anche ampliato un po' l'oggetto, perché da limitarsi soltanto alla collaborazione, all'assistenza ai borsisti della Rotary Foundation si è trasformata in una bozza di accordo quadro che però sarà, di cui sono autorizzato a parlarvene, perché ieri mi è stato assicurato che sarà portato in approvazione degli organi di Palazzo Ateneo entro la fine del mese, quindi poi insomma, vi daremo spero a breve anche la bella notizia, è praticamente un accordo quadro che riguarda la collaborazione scientifica fra il distretto, la Rotary Foundation e l'Università di Bari. Ci sarà naturalmente poi, è chiaro, ne daremo comunicazione, questa bozza naturalmente sarà sottoposta al DGE Vincenzo Sassanelli, ci sarà poi il momento ufficiale della firma, del quale tra l'altro anche l'Università di Bari ci tiene moltissimo e vorrà dare ampia comunicazione. Questo sicuramente a Riccardo Giorgino sarebbe piaciuto, è un compito che lui aveva affidato a noi e che viene portato a termine. Riccardo Giorgino, e qua chiudo, era, come ho detto prima, era un uomo di rigore, ma era anche una persona di grande apertura mentale. E in quanto persona di apertura mentale, sicuramente gli sarebbe piaciuto tutto ciò che è stato detto oggi e soprattutto anche ciò che sarà detto dopo. Un rotariano, in una delle mie visite ai club, mi ha detto una cosa molto bella: ricordati, quando parli da governatore,
devi sottolineare che tutto ciò che fate, e questo vale a maggior ragione per la Rotary Foundation, è pur sempre un atto di amore. Penso che anche questo sarebbe piaciuto a Riccardo Giorgino. E allora penso che non possa chiudere in maniera migliore questo mio breve intervento con un auspicio di una preghiera ebraica tratta dal Talmud. Il ricordo dell'uomo giusto sia una benedizione per tutti quanti noi. Grazie, professor Giorgino. E adesso viene il momento. C'è un momento. È la signora Giorgino, per cortesia. Che sì, stavo esattamente dicendo questo. No, temevo che. Sono molto contenta di essere qui fra voi oggi. Ho ceduto alle pressioni generose del governatore e di Lilli e sono qui per dirvi grazie. Sì, Riccardo ha sempre, qualcuno oggi l'ha definito un visionario e in questa dimensione voglio dirvi che lui ha sempre mediato fra il Rotary e i rotariani perché amavamo profondamente il Rotary e si è sempre adoperato perché ne venisse fuori saldo nei suoi principi e luminoso, sì, luminoso nel suo valore. Io sono questo vostro tributo oggi di affetto, di stima, ma di soprattutto di affetto. Ho sentito che gli volevate bene veramente. E quindi io sono qui per dirvi grazie con tutto il cuore. Ho il cuore pieno di tenerezza per tutti voi. Grazie, grazie.